Ma che serie è? Ma che serie è? Vabbè, 342 41 15 105, andate sulla pagina di Facebook Lo Zoo di 105, inizia il programma che non piace. No, no. Pronto? Io sono Peter. It's 105 Zoo, only for you. Wow. Pronto? Chi è? Io sono Peter. Wow. Lo Zoo di 105. Vecchio Mannano. Tanto oggi c'è una puntata speciale di Wonderland tra il sordo e il bestemmiatore, mi raccomando, non perdetela. Sono dei campionati oramai nostri. Madonna mia, senti, comunque, visto che si parlava di strane malattie o comunque si parlava di strane cose che possono succedere facendo del sesso anale, non voglio tornare sull'argomento, ma io qualche giorno fa, a causa di questo mal di denti bastardo, avevi spostato l'ano in bocca. Io volevo rendere partecipe anche Fabio, che non era presente, purtroppo vissuto un dramma il ragazzo qua di Miami. Aveva l'alito Thomas. Aia. Sai che ci sono delle tempeste tropicali, no? A lui sono successe tutte in bocca. Aveva addirittura dei pescherecci che scappavano dalla bocca. Roba... Perché di solito gli uragani hanno nomi di donna, invece gli aliti hanno nomi di uomo, se non sbaglio. Esatto. Giusto? Allora io avevo questa brutta malattia, l'alito Thomas. Adesso com'è? Tutto a posto? Aspetta, senti un attimo, siamo a Cinzia. Quindi è in fase, si sta scaricando. Ah, ok, sei migliorato. E grazie a tua moglie che mi ha dato l'antibiotico. Beh, meno male, ma deve essere proprio potente quello che è stato. Io ho sentito che succede a chi si cava i denti con le tenaglie, Marco. Cioè, ma pensa che la cosa strana è che mi sono cavato il dente dalla parte, guardandomi la faccia dalla parte sinistra. E in realtà mi è venuto il mal di denti a destra. Non so. Sa perché forse dei batteri molto intelligenti sono spostati. Dici che la pinza arrugginita. Dovevi scaldarla sulla braccia ardente, come si fa giustamente nei studi medici. No, allora dovevi cauterizzarlo bevendo un sorso di whisky, poi stappando una pallottola e dandole fuoco. Credo che sia l'ultimo ritrovato della scienza. Che cazzo, ragazzi, però avvisatemi, cioè io cosa ne so. Sono le prime armi. Comunque ho deciso che appena finisce lo zoo mi apro uno studio dentistico, perché sono bravo. Sai che da baseball fai le stress. Due anni fa, in una tomba sumera del 4500 avanti Cristo hanno trovato ritrovati scientifici più avanzati della tua tenaglia, pensa. Cioè, i sumeri si curavano i denti in modo più contemporaneo di te. Ma che cazzo volete? Ma ognuno si cura la bocca come meglio crede, giusto, maestro? Certo. Lei certo. Come si cura le emorroidi quando ce le ha, maestro? Me le stacco. Come la tenaglia, anche lui, la stessa così. Esatto. Lui con una manciata di sanguisughe, se lancia nell'ano, andate e pascetevi. Con la mano la stappo, capito? E poi la servi o la decanti prima? No, tipo se va in testa a qualcuno gli esce l'emorroide pure a lui, come Bello. Detto questo, forse è il caso di collegarci con una farmacia a chiedere un prodotto per questi problemi. Ci colleghiamo con Farmamerto.